Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Oh, doppio video in una giornata. Iniziava a essere un po' che non ne facevamo, se non in occasione ovviamente delle partite. Perché? Perché ci sono sempre pochi argomenti di discussione lato Juve, giocando una sola volta a settimana e avendo quindi soltanto il campionato, anche se a breve arriverà anche la Coppa Italia. Giochiamo appunto in gennaio con la Salernitana e inizieremo ad avere una competizione in più. Oh, poi vedendo cosa è successo ieri sera a Napoli, speriamo che possa continuare un po' di più. Anzi, credo che questa nuova Coppa Italia sia molto molto importante per la Juventus. È sempre stato un trofeo che sottovaluti, ecco no, quest'anno per la Juve la Coppa Italia è qualcosa da mettere nel mirino e cercare di portarsi avanti fino all'ultimo. È da tanto che non vinciamo un trofeo e sinceramente apprezzerei vedere alzata almeno una Coppa Italia, che non significa come al solito salvare le stagioni o robe del genere, però festeggiare un traguardo, un titolo, una coppa non è mai qualcosa di brutto. Oggi vi ho lasciato con una sorta di finale a sorpresa nel video in cui parlavo della squalifica di Allegri. Se non l'avete ancora visto, ve lo lascio qui sopra nelle schede, nel quale vi spoileravo che ci sarebbe stato appunto un secondo video, che è quello che state guardando in questo momento. Nel pomeriggio ho pure scritto un articolo, vi lascio il link del seguente qui sotto in descrizione, che ha un titolo che è una domanda ed è un po' provocatoria, ma per me nemmeno tanto. La domanda è la seguente: la Serie A è finita? Ovviamente salvezza, Champions, Europa League, pure lo scudetto, in realtà è ancora tutto in discussione, però per i piani alti, quindi per la corsa a scudetto, la Serie A è già finita? Lo scudetto l'ha già vinto l'Inter? L'Inter ha già la seconda stella? La risposta è assolutamente no. Ovviamente, per forza di cose, ci sono altre 22 partite da giocare, altri 66 punti a disposizione e quindi ci mancherebbe altro. Siamo al 20 di dicembre, non abbiamo nemmeno terminato il girone d'andata. Però sono convinto, sono sicuro che la stragrande maggioranza di voi andrà a rispondere no, la Serie A non è finita perché ci sono ancora tante partite da giocare. Ma sono convinto che difficilmente cambierà la classifica finale del primo posto. Sbaglio? Perché questa è un po' la mia considerazione e sono curioso di sapere se è condivisa anche con voi. Mi sono fatto questa domanda stamattina ascoltando l'ultimo video che ha pubblicato Davom. Ringrazio Matte per lo spunto di riflessione, perché Matteo diceva una cosa molto interessante, molto importante, e cioè che il pareggio di Genova con annessa vittoria dell'Inter contro la Lazio, quindi l'Inter che allunga da più 2 si porta a più 4, non deve cambiare assolutamente niente nella concezione di quello che è stata la Juventus fino adesso, nel percorso che sta facendo la Juventus, il campionato che sta facendo la Juventus e la classifica che si è costruita la Juventus. Perché 4 punti a fine dicembre, con l'andata ancora da concludere, non sono niente, sono insignificanti. E io credo che sia assolutamente giusto, sia assolutamente vero. E Matteo diceva di non perdere quell'entusiasmo che ha portato la Juventus fino a questo posto. Io sono sincero, di entusiasmo non ne ho tanto, non ne ho tantissimo. Cioè, il mio entusiasmo si basa tutto unicamente sul fatto che quest'anno ho un desiderio e spero che questo desiderio possa essere realizzato. Il desiderio è il seguente: non tanto vincere lo scudetto, quello sarebbe il desiderio assurdo, supremo, magico, superlativo, l'ho già spiegato tante volte questo concetto, quanto più rimanere attaccato alla squadra prima in classifica per più tempo possibile. Esempio, l'Inter, e secondo me sarà l'Inter a questo punto che arriverà fino a lì, fino all'ultima giornata, rimanere attaccati all'Inter in corsa a scudetto nell'orbita dei 3, 4, 5, 6 punti. Ecco, questa è un po' l'idea, la richiesta che faccio alla squadra. E qualcuno nelle puntate precedenti mi ha scritto: vedi, questa è la mentalità mediocre che ha inculcato Allegri nei tifosi della Juventus. Attenzione, questo non è un ragionamento mediocre, questo non è un ragionamento che ha portato Allegri. E ve lo dimostro, anzi ve lo spiego. E cioè, io quest'estate, anzi da ottobre dell'anno scorso, dicevo che questa stagione non sarebbe stata appropriata con Massimiliano Allegri in panchina, perché nell'arco delle precedenti stagioni, dove non sono stati raggiunti i risultati sperati, non si era costruito chissà che cosa e che quindi non vedevo futuro con Allegri in panchina.
La discriminante più grande in realtà nella mia testa era un gruppo che non lo seguiva più. Cosa questa rivelatasi falsa, perché se c'è una cosa che possiamo dire della Juve quest'anno è che il gruppo sta seguendo Allegri. E questa è la grande capacità, la grande caratteristica da sottolineare nella gestione di Allegri in questa stagione qua. Però per tutto il resto, per me è rimasto tutto uguale, nel senso che dal punto di vista tattico non ci sono state migliorie. Le partite che vediamo sono sempre le stesse. E ogni volta che inizia una partita della Juve so per certo che possa essere la prima della classe, l'ultima della classe, che si assisterà a 90 minuti di sofferenza dove il pallone ce l'avremo poche volte, dove delle occasioni chiare, nitide, costruite ne vedremo poche e dove o faremo gol su un calcio d'angolo, una punizione, un cross o magari un calcio piazzato che può essere un rigore, una punizione. Difficilmente vedremo la Juve costruire qualcosa. È stato così nei 2 anni e mezzo precedenti. Io credo che sia abbastanza ottimistico pensare che possa cambiare qualcosa nei prossimi mesi, semplicemente perché l'approccio di Allegri a questa Juventus negli ultimi anni è stato questo, e quindi non credo che Allegri abbia interesse nel migliorare queste cose qua. Ed è anche uno dei motivi per cui vi ho già detto che anche in caso di vittoria dello scudetto io non andrei a confermare Allegri, per un discorso di tempistiche legate al contratto. C'è un ultimo anno di contratto e poi quello di Allegri scadrà, andrà in risoluzione, e soprattutto io in questo momento non vedo qualcosa di costruito sul lungo dal punto di vista tecnico-tattico per la Juve. Cioè, il prossimo allenatore che arriverà alla Juventus si ritroverà, per me, un grandissimo gruppo, perché dal punto di vista umano c'è stato un lavoro meraviglioso, secondo me. Mai come in quest'annata, più di tutti. In quest'annata qua, dal punto di vista umano, si è fatto un lavoro incredibile, gigantesco, enorme. E quindi, se si cambierà allenatore, perché magari no, perché magari rimarrà ancora Allegri un altro anno, chi lo sa? Io, sinceramente, darei un'opportunità a un altro allenatore, però si ritroverà un grandissimo gruppo dal punto di vista umano e morale, secondo me top. Da tutto il resto, dal punto di vista tecnico, per quello che è il valore della Juventus rispetto all'Inter e dal punto di vista tattico rispetto a tantissime, ci saranno delle difficoltà più grandi. E quindi questa è un po' l'idea, questa è un po' la mia versione, il mio pensiero. Quindi no, non è il pareggio di Genova che mi cambia qualcosa, perché sinceramente, come prima vi dicevo, non è un ragionamento mediocre dire io mi accontento che la Juve sia lì a 4 punti dall'Inter. Semplicemente quest'estate, con questi presupposti, e tra questi presupposti c'è pure l'allenatore, la gestione dell'allenatore, non mi aspettavo che la Juventus potesse fare così bene in termini di risultati. Il punto però è sempre quello: le partite della Juve sono praticamente sempre governate dall'episodio in positivo e in negativo. Vi faccio un esempio: l'altra sera potevamo vincere a Genova, potevamo vincere. Se fischiano quel rigore sul fallo di Bani di mano, magari la Juve fa gol e vince 2-1. Se Bremer, invece che impattarla con l'interno coscia, la prende bene e fa gol, potevamo vincere 2-1 sul calcio d'angolo battuto da Chiesa. Ma cosa ci sarebbe rimasto? Cosa sarebbe rimasto nel concreto? Per me è ancora quella sensazione di avere una squadra, l'Inter, che attacca bene ed è il miglior attacco, difende bene ed è la miglior difesa, palleggia bene, crea bene, chiude le partite, ha dei giocatori che negli ultimi anni sono stati valorizzati e sono la squadra che più di tutte sta dimostrando di meritare lo scudetto. Dall'altra parte, una squadra come la Juve che subisce poco, crea poco, e quel poco che crea di occasioni nitide lo fa da piazzato, come abbiamo detto prima, difficilmente riesce a creare un'azione manovrata, e quando ha la palla sembra sempre non sapere che cosa fa, sembra sempre non sapere dove dover andare. Quindi alla fine, anche vincendo col Genoa, la sensazione sarebbe rimasta quella. Poi la Juve sarebbe rimasta lì, ancora più vicina, e quindi ben venga se quell'episodio ti dà la mano a vincerla poi con la partita, però la sensazione poi sarebbe rimasta sempre la stessa. Quindi per me non è il pari di Genova che mi cambia la sensazione, anzi io credo che il pari di Genova sia tutto sommato accettabilissimo, no? Per quella che è stato il raccolto della Juve fino adesso. La Juventus per me ha raccolto anche di più di quello che ci si aspettava e forse che si meritava. Attenzione, no, meritava non è il termine giusto, perché tutte le vittorie della Juve sono state meritate. Però il rapporto alla prestazione offerta. Poi la Juve rimane sempre lì, con questa unità di intenti, con questa voglia, questa grinta, questo spirito di gruppo che sta facendo conquistare dei punti magari anche insperati,
il Milan a San Siro, il Napoli in casa, Firenze con la Fiorentina 1-0, cioè ci sono state tante vittorie quest'anno che dici, cavolo, non me le aspettavo, questo filotto, cavolo, non me l'aspettavo. Però per me poi la sensazione è sempre quella, e cioè una squadra che sì, sta collezionando dei punti, sì, è lì, sì, sta tenendo quasi vivo un campionato che sarebbe destinato a finire, letteralmente finire per la corsa al titolo, se non fosse appunto per la Juve che sta facendo queste cose qui. Però devo dirvi la verità, la mia sensazione è sempre quella di una squadra che fa fatica e difficilmente riuscirà a mantenere questa volontà di punti e rimanere attaccato all'Inter. Non è un discorso di mediocrità dire mi basta rimanere nella prossimità dell'Inter, è un discorso basato su quelle che erano le mie aspettative iniziali legate alla squadra, all'allenatore e alla società, e quelle che invece sono le considerazioni di campo. Non pretendo che la Juve mi vinca lo scudetto, come potrebbe, ci sono dei giocatori e dei reparti dell'Inter che sono nettamente più forti di quelli della Juventus, centrocampo su tutti. Ci sono delle differenze tattiche abissali nella gestione della partita da parte di Inzaghi e da parte di Allegri. C'è anche una volontà di vincere, secondo me, una mentalità vincente differente, super differente tra la Juve e l'Inter. L'Inter viene alla finale di Champions. Negli ultimi anni Coppa Italia, Supercoppa, Scudetto con Conte, ha sempre vinto. Noi non vinciamo dall'anno di Pirlo. E quindi manca sempre quel qualcosa. Quindi la domanda che vi facevo all'inizio, cioè la Serie A è finita? No, non è finita. E non è il pareggio di Genova che cambia qualcosa. Però allunga, dà la sensibilità, dà la differenza matematica, dà della distanza in più tra Juve e Inter. E questa è la distanza effettiva. Poi c'è la distanza percepita. E per me la distanza percepita è immensa, è enorme, difficilmente colmabile. E voglio sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti.